Il fill in the pocket di oggi? Eccolo qua. Benvenuti e benvenute su Gossip Drums. Oggi nuovo Fill in the Pocket. Fill in the Pocket, vi ricordo, la nuova rubrica dove vi faccio vedere dei fill che vi potete mettere in tasca, cioè dei fill che potete utilizzare subito come sono e così da avere appunto un bagaglio, un vocabolario di fill da portarvi dietro pian pianino. Il fill di oggi, quello che avete sentito, l'ho chiamato caduta libera. Caduta libera, che non è in realtà il programma di Jerry Scotti, ma è il nome del fill, caduta libera, perché ha questa cosa che adesso andrò a spiegarvi, che sembra qualcosa che cade proprio. Quindi oggi vado a spiegarvi questo fill qua, ovviamente ve lo vado a spiegare tutto, non solamente questa particina. Qui sotto avete il link per scaricare il PDF con tutto quanto e poi partiamo dalla ritmica, andiamo col fill, vi faccio vedere tutte le varie velocità, principiante, intermedio, avanzato, e poi vi faccio vedere un'alternativa a questo fill aggiungendogli qualcosina. Quindi l'iter è sempre questo, ma l'iter prevede la sigla prima. Ok, allora partiamo dalla ritmica. Qui la ritmica è abbastanza particolare perché contiene ottavi, sedicesimi e terzine. Quindi partiamo dalla ritmica completa, giusto per capirla, e suoniamola sul rullante. Quindi ta 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 ta. 3, 4. Quindi che cosa abbiamo? Prima pulsazione, ta 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 ta. Facciamo così, prima pulsazione più battere della seconda pulsazione, ta 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 ta. Quindi ottavo, terzine di sedicesimi, ta 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 ta, ta 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 ta. Successivamente, partendo dal 2 in levare, rifacciamo la stessa cosa, quindi ta 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 ta. E infine quarta pulsazione, 4 sedicesimi. Quindi 3, 4. Così abbiamo in testa quello che dobbiamo pensare come ritmica. Pa 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 pa. Adesso andiamo a spostare le mani su i tom, inseriamo la cassa, eccetera eccetera. Allora, primo colpo è un flam. Quindi flam, rudimento super famoso, dove andiamo a suonare due colpi molto ravvicinati, uno piano e uno forte. Quindi io faccio il colpo piano di sinistra e il colpo forte con la destra, quindi in questo modo. Ma fare il flam così o invertito, quindi destra piano, sinistra forte, è uguale, quindi dipende come siete più comodi. Comunque, flam, poi quella terzina più il colpo sul il primo colpo della seconda pulsazione, andiamo a farlo in questo modo. Rullante, tom, timpano la terzina, più la cassa che va a fare proprio il 2, la pulsazione, il battere della pulsazione numero 2, quindi. E questa è la caduta tanto famosa che di lì ha dato quel nome eccezionale al fill. Quindi flam più caduta. Attenzione alla caduta, a far sentire bene nitidi i colpi, quindi all'inizio fatelo lentamente. Non deve essere. No, colpi nitidi.
Poi, come abbiamo detto, la ritmica si ripete. Ta 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 ta. Quindi la ritmica si ripete, abbiamo di nuovo lo stesso feel, ma questa volta ho deciso di non fare il flam all'inizio, ma dare un colpo di rullante con la mia mano debole al posto del flam. Quindi sarà uguale a prima, ma senza il flam iniziale. Facciamolo tutte e due le volte, la prima con il flam, la seconda senza flam. E infine andiamo a fare i quattro sedicesimi in un modo particolare, perché andiamo a suonare un paradiddle tra rullante e timpano. Quindi cominceremo il nostro paradiddle con la mano sinistra sul rullante e poi destra, sinistra, sinistra sul timpano. E voi probabilmente starete pensando, ma perché hai dovuto fare un paradiddle sul timpano con il doppio colpo di sinistra sul timpano, che è un casino, non potevamo fare colpi singoli? Allora, sì, potevamo. Ma, come vedete, vado a finire, cioè vado a cominciare poi il groove, quindi vado a suonare il mio crash con la mano sinistra. Invece in questo modo io faccio ta, tu, sinistra, sinistra, e ho la destra libera per cominciare col crash più vicino. Quindi è un po' più difficile rispetto ai singoli? Assolutamente sì, ma questo in realtà ci migliora anche la sinistra, perché dobbiamo andare a fare questo doppio colpo sul timpano, che non è per niente facile. Quindi tutto quanto ta 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 ta. E questo è il feel. Ovviamente più portiamo avanti la velocità e più la caduta sarà una caduta vera. Qui ancora ta 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 ta, un po' marcetta. Ma adesso mettiamoci il metronomo, partiamo dal livello principiante, quindi bollino verde, e andiamo a suonare questo feel. Primo metronomo, 60 bpm. Tiriamo sulla velocità, livello intermedio, bollino giallo, 100 bpm. Vai, livello avanzato, bollino rosso, tiriamo su ancora di 40 bpm e quindi andiamo a 140.
Ovviamente quando arriviamo su di velocità è un casino, per vari motivi. Un po' per i movimenti che dobbiamo fare velocemente, o la bacchetta al contrario, velocemente. Un po' per quel paradiddle con quel doppio colpo di mano debole che rompe le scatole. Però vedrete che facendolo piano, mi raccomando, partite sempre lentamente, riuscirete a tirarlo bene su di velocità. La cosa importante è non fatelo solo a queste velocità. Non fate 60, poi passate a 100, poi passate a 140. Questi sono degli step che vi do, ma tutti gli step intermedi vanno fatti. Nuova applicazione, come vi ho promesso prima, manteniamo sempre lo stesso feel, ma come abbiamo fatto nel feel in the pocket precedente, andiamo a inserire la cassa in alcuni punti. Quindi, dopo aver fatto con l'ultimo colpo cassa che cade sulla seconda pulsazione, andiamo a mettere un'altra cassa. Quindi andiamo a inserire una cassa sul secondo sedicesimo del 2, quindi ta 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 ta, la ritmica che prima era. Adesso avrà dei colpi in più. Questa cassa fa camminare un po' di più il feel. Sentite, fa un po' da collante. Questa è tosta per un motivo, perché noi andiamo a fare terzine, poi dobbiamo fare sedicesimi, poi ripassare di nuovo in terzine e sedicesimi, quindi questo ta 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 ta, questo andi rivieni è un po' difficile, però ovviamente fate il feel base e poi se riuscite provate anche a inserire questa nuova cassa. Quindi il feel in the pocket di oggi termina qua. Spero che vi sia piaciuto, se è stato così mi raccomando fatemelo sapere nei commenti scrivetemi anche dei nomi di Feel in the Pocket che vi piacerebbe scoprire, dei nomi oppure proprio dei feel che fate di solito, scrivetemi come potete oppure mandatemi dei video oppure mandatemi una trascrizione e potrei metterli tranquillamente qui sul canale e spiegarveli e basta, così almeno facciamo un po' di feel io e un po' di feel condivisi da voi. Con questo ragazzi posso finire qua questo video e noi ci vediamo al prossimo Feel in the Pocket. Ciao, mi ho dimenticato di salutare, ciao.